Concordo con la Consulta che ha bocciato la riforma Madia. Dobbiamo fare in modo che il dipendente della pubblica amministrazione sia onorato di lavorare per la principale azienda d'Italia, che sono i cittadini. Concordo con la Consulta che ha bocciato la riforma Madia. Dobbiamo fare in modo che il dipendente della pubblica amministrazione sia onorato di lavorare per la principale azienda d'Italia, che sono i cittadini. E il secondo è che dobbiamo creare una pubblica amministrazione comoda per le imprese e per i cittadini. Passato per 3 anni di fila, salvo l'ultimo anno, perché Renzi aveva bloccato tutti gli emendamenti del Movimento 5 Stelle perché eravamo sotto il referendum. E volendo dire che non era tanto fare il bene delle imprese in questo caso che gli interessava, ma alla fine il consenso elettorale. Detto questo, noi conosciamo molto bene il problema e sappiamo che deve essere fatto in modo strutturale. Non si può fare con un decreto che comunque anche nel decreto dignità prevede la compensazione debiti crediti per il 2018. Lo faremo come abbiamo sempre fatto e come vogliamo fare, ascoltando tutto l'arco parlamentare, perché dovrà essere un disegno di legge fatto dal Parlamento, cioè dal governo insieme con il Parlamento. Abbiamo una pubblica amministrazione che è considerata, diciamo, elefantiaca e molto pesante. Noi dobbiamo renderla più smart e snella. Questo facendo anche un cambio generazionale nella pubblica amministrazione che vede anche l'ingresso di nuove professionalità. Io ho conosciuto tantissime professionalità, ma mi sono accorto che la maggior parte delle professionalità ha natura giuridica. Servono invece altro tipo di competenze, tipo quelle tecniche, scientifiche, che diano un altro passo. Sia chiaro una cosa: un dipendente della pubblica amministrazione serio e professionale non avrà nulla da temere. C'è, purtroppo, l'abbiamo visto anche dai media, qualche mela marcia che rovina e dà una cattiva reputazione a tutto il comparto. E noi è proprio su quelle che dobbiamo intervenire. Stiamo vedendo proprio in questi giorni quali potrebbero essere le metodologie legali, chiaramente, che si possono usare per far sì che chi sbaglia paga. Il fatto che attualmente ogni ente locale ha fatto il suo database, il suo orticello, e abbiamo più di 10.000 database. Noi dobbiamo in qualche modo unificare tutto e integrare le cose, perché deve essere chiaro un principio, che il cittadino che dà un dato alla pubblica amministrazione significa che da quel momento la pubblica amministrazione ce l'ha e non glielo deve chiedere più. Noi non siamo mai stati contrari ai voucher, anche quando li aveva messi Renzi. Il problema è quando si usavano i voucher per, diciamo, aggirare in modo un po' furbesco il fisco e soprattutto per sfruttare il lavoratore. Noi li abbiamo reintrodotti perché ci sono delle situazioni che possono aiutare, soprattutto anche in alcuni settori come il turismo e l'agricoltura. Il decreto dignità va proprio nella direzione di limitare la precarietà e di dare dignità ad un lavoratore.